Una lunga ciclabile umana che per circa 2 ore e mezza ha protetto la bike lane di via Galvani. Decine e decine di persone con le proprie bici si sono infatti posizionate sulla lunga linea tratteggiata proprio per proteggere la pista dalle tante macchine che soprattutto la mattina ci parcheggiano sopra. Oggi stiamo manifestando per il diritto alla città delle persone, una città dove chi si muove a piedi o in bicicletta con i mezzi pubblici è rispettato in primis dagli automobilisti, perché l'automobile è il mezzo più pericoloso per le altre persone. Quindi stiamo chiedendo che una pista ciclabile, una corsia ciclabile non sia occupata dalle auto in fermata o in sosta, e lo facciamo con i nostri corpi. Le ciclabili essenzialmente non sono un posto dove posteggiare l'auto, neanche solo per un minuto, neanche solo per 5 minuti, neanche solo per lasciare i bambini dentro all'aula, non davanti a scuola perché ormai li portano dentro all'aula, ma è un posto dove le persone devono pedalare per andare a lavorare. La terza edizione di Proteggimi, il flash mob per chiedere al comune di proteggere chi ogni giorno pedala in città, è così andata in scena martedì mattina con l'obiettivo di continuare a sollevare l'attenzione sulla pericolosità di chi abusa della strada. Ci sono troppe auto parcheggiate nelle poche ciclabili che abbiamo in città e spesso gli automobilisti non si accorgono, non sanno quanto sia pericoloso per un ciclista schivare le auto in sosta sulle ciclabili. È molto pericoloso e insomma bisogna fare qualcosa. Almeno sulle ciclabili dobbiamo essere sicuri. Abbiamo bisogno di più sicurezza perché non è possibile altrimenti muoversi sulle piste ciclabili, come ha visto poco fa, furgoni, auto posteggiate che ci costringono ad andare in strada mettendo a repentaglio la nostra sicurezza. Dalla prima edizione lanciata nel novembre del 2022 a Milano, diverse città sono scese in strada per realizzare ciclabili umane. Questa volta infatti, oltre che nel capoluogo lombardo, i ciclisti sono scesi in strada a Cagliari, Firenze, Napoli, Roma, Torino e Treviso. È sicuro adesso andare in bici a Milano? No, assolutamente no. Io sono stato già investito una volta e non è assolutamente sicuro, purtroppo. Le ciclabili sono state costruite per permettere ai ciclisti di oltrepassare, di transitare. In realtà sono utilizzate come parcheggi abusivi dalle auto, quindi cerchiamo in qualche modo di far capire, è una questione educativa e culturale, cerchiamo di far capire che sono state costruite per questo e che c'è bisogno chiaramente prima di tutto, cioè non solo di costruire delle ciclabili, ma anche di costituire anche una mentalità e una cultura diversa. E il flash mob è stato anche l'occasione di promuovere la proposta di trasformare Milano in una città a 30 all'ora entro il 2024, provvedimento approvato dal Consiglio Comunale il 9 gennaio scorso. A cosa serve una città a 30? Una città a 30 è una città per tutti. Per tutte le età e le abilità, non solo per maschi muscolosi alla guida magari di veicoli giganteschi. Purtroppo non andiamo da nessuna parte. È già realtà a Parigi, Madrid, Bruxelles, Valencia, Barcellona, quindi non è più un'opinione, è un fatto. Il piano di trasformare Milano in città a 30 km/h va fatto bene, ovviamente, deve essere un piano serio e strutturato.